questa è l'Italia che funziona, per cui un grazie all'ANPAS, al mondo del volontariato, perché nei momenti di difficoltà voi ci avete dato una grossa mano, ce la state dando oggi, e questo aiuta a trasmettere un messaggio giusto anche all'estero. Cioè, noi abbiamo dei gruppi di volontariato, nella fattispecie voi dell'ANPAS, che state dando il vostro tempo, levate tempo ai vostri affetti, al vostro lavoro per aiutare la gente in difficoltà, perché io di questo ve ne sono grato, con la speranza di rincontrarci un giorno per festeggiare, diciamo, la rinascita di Amatrice.